Ho un attimo analizzato la cosa per quanto riguarda Ramu, no? Allora, mi sono dimenticato che anche con Yuffie potevo riscattare i vari contenuti gratuiti che sarebbero questi. Quindi, diciamo che a lei ho messo quello strumento che, in poche parole, cristallo di Mako, che permette di aumentare la difesa contro i vari elementi. Quindi, questo aiuterà contro Ramu. E poi ho messo invece a sto... Come cazzo si chiama l'altro? Ah, Sonon. Questo mi fa capire quanto è importante per me. La cintura da fuori classe. Che una volta per battaglia non fa morire, rimane con un HP. Ho voluto fare delle prove, non in live. Ho scoperto che quando lui resuscita Yuffie, lui, almeno se non è già caduto in battaglia, rimane con un HP, quindi questa è un'ottima cosa. Poi ho avuto anche le materie per l'evocazione. A Yuffie ho messo Cactus, e invece a Son ho messo Carbuncle. Vediamo un po' se la situazione ora dovrebbe essere un po' più semplice. Che poi ho scoperto che Ramu è l'unico Esper che si può sbloccare con Yuffie. Cioè, se non avessi preso quelle altre materie, avremmo avuto solo Ramu per tutto il DLC. Vediamo se la situazione andrà in nostro favore o sfavore. Perché se qualcosa mi dice che farò comunque una figura di merda, vero? Ah, vabbè. Dannette. Avete visto però, subisco già meno danni. Ed è già qualcosa di positivo. Bravo Sonon. Bravo pure io che. Bravo pure che ci vado a fini proprio là. Cavolo. Ok, mi sa che Sonon già è rimasto in vita per un HP. Non va bene. No, no, raga, abbiamo fatto una grandissima figura di merda. No, vabbè, ora mi concentro un po', dai. E certo, perché Instagram ti consiglia quello che diciamo stai docchiando da me. Quindi ora Instagram sa benissimo che a te piace Final Fantasy VII. Cosa molto positiva. Ora, se tu avessi seguito Ciccio Gamer, ora avresti sul sito un sacco di roba su... Oh, cavolo! No, cavolo! Proprio non facevo una cazzo di brutta fine. Qua dobbiamo curarci un pochettino tutti. Via via. Che grandissimo pezzo di merda. Ecco, questo mi fa... Ah no, pensa che avrebbe fatto un altro giochettino. Aspetta. Vorticante sinergica. Forza, andate, amici. Avete visto che danni? Avete visto i danni? E ora le sferette. Sì, ragazzi, ma dovete colpirle le sfere. Va bene che fate i saltellini da coglioni. Calla. No, 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 no. Peccato che c'è morto. Porca miseria. E mo? Che facciamo? Evochiamo? Proviamo. Sai che va belle. Azure è pur sempre una ninjetta. Oh, cavolo. Vabbè, questo è proprio un bastardo.
ma solo... Madonna, che parata. Cazzo! Avete visto? Le sfere te le lancio pure addosso, il maledetto. Faremo danni a lui? Proviamo. Che spettacolarità. Ah, perfetto. È immune. Ai ai ai. Come sprecare il tutto. Oh cazzo. Dai, ma crolla sempre. Crolla sempre. Però stiamo giocando meglio. Ma così, Ramu, non uccidermi, ti prego. Vado. No, 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 via, via, via. Pezzo di stronzo. Ci sono riuscito al secondo tentativo. Mamma mia. Carbuncle sarebbe servito molto di più, secondo me. これ からはライテーラムーと共に存分に暴れ回ってください。OK。え、voi dicevate no, Tsuhiro non ce la farà mai, e invece vi siete sbagliati。Sì, mettiamo Ramu, va al suo posto。Ora, visto che a me piace essere stronzo dentro。Giocheremo un po' a Clash Royale tutti quanti insieme. Prima faccio il riposino. Eh sì, Steffi, però il problema adesso è che mi devo offrire il sushi, capito? Saremo al 50° sushi da offrire. Cioè, non so se mi spiego. Cioè, ti faccio andare in bancarotta. No, aspetta, come? Ah, io pensavo che da lui dovevo cominciare con le sfide. No, no, no. E allora andiamo sopra. Dunque, vediamo un po' come come andremo. Iniziamo dallo sfigato. Johnny. Kane. Bikkurishita. Kyūni nan da yo? Non si smentisce mai. Dare. Vabbè. Vabbè, avete visto il suo pizzetto, raga? Mamma, quanto è brutto da vedere. シンナのスパイ。なげあるか。ほら、ちょっとその野暮用で。通貨コンドルフォートで一攫千金。大金持ちになろうと思ってよ。あんたもチャンプ狙い?でも残念。 賞金を ゲットするのは? こっちだって人生かかってんだ。引き下がるわけにはいかないぜ。 Madonna mia. Ora se perdo faccio anche la figura di merda. Puoi cambiare versione. Oh mio Dio, c'è pure sta roba. Andiamo benissimo. Lui usa una versione magica 2. Andremo così anche noi. Ma va bene non avere tank. No, col cazzo, vedete lui quanti tank c'ha?
No, dei tank ci vogliono da me. Base soldati anti... Oddio, base fissa che genera ciclicamente soldati antisommossa consumando PV. Sì, raga, è proprio come Clash Royale. E boh, proviamo. Vediamo che cacchio succede. Ah, è vero. Ci sta il... Vedete, ci sta il triangolo delle truppe, no? Diciamo arco, scudo e spada. Lui tiene parecchi scudi e archi. Ora va bene. Allora, qua conviene avere molti archi e spade. Eh no, a sto punto conviene ritornare così. Non vedo alternative. Però tenere tre scudi mi farebbe il culo. Oh, io ci provo lo stesso. Hakuna Matata, ragazzi, e ben ritrovati dal vostro video, ragazzi e ragazze. Ciccio Zu 89. Allora, ricordiamoci sempre la triangolazione. Non mi aspettavo più danni, eh. Sì, fatelo fuori in fretta! Ma qua se non facciamo qualcosa. Ma si può velocizzare il gioco, vi prego? In qualche maniera, no, eh? Cioè dovete proprio distruggermi dentro. Cazzo, raga, una lolli alla Nutella. Madonna mia. Sì, ho urlato pigliatela, nel senso pigliate la lolli, che è fuggita, tutta sporca di Nutella. Mamma mia, raga, per me è una sofferenza che non potete neanche immaginare giocare sta modalità. Per fortuna sono poche battaglie. Andate, stronzi! Assafa! Assafa! Ah, giustamente non ci ho fatto caso al nemico che sta qua. Oh, raga! Johnny è proprio un bello stronzetto, vedo. No! E l'aquiletta se ne va. E l'aquiletta se ne va. Cazzo, avrei potuto vincere. Ok, ma c'è lo spareggio. Ora si deve solo attaccare proprio a pisellino duro.
Veloci, veloci! Mamma mia! Che divertimento! Addio bel premio, hai preso il volo! Ok, meno uno. Facciamo gli altri due. Allora, ricordi che c'è la gnoccolona stronzetta e poi c'è quest'altro. Ah, il caporeparto Shira, me lo ricordo. Mi sembra quello che aveva litigato con Barrett. Azza, avrà una figlia Loli? Troppe Loli in questo titolo. Infatti, anche Johnny ha imparato molto da Ciccio Gamer, vedo. Allora, per la maggiore di tutto arco, quindi converrebbe avere molte unità. Ma per me va bene così. No, voglio startare. Oh! Un paguro. Mannaggia la miseria, mannaggia. Eccolo qua. Già il nostro primo rompipalle. Allora, vai aereo soldato. Vai, colpiscilo. Buono, buono, buono. Hai attaccato, ragazzi. Ecco la differenza tra me e Ciccio Gamer. Lui fa Clash Royale. Io faccio Final Fantasy VII Remake Royale. Ma questo già lo sto sfondando, però. Si vede che è proprio una mezza cazzetta. Per modo di dire, però. Mannaggia, il paguro versione Loli. In effetti. Cazzarola. Vabbè, quello che va avanti non si caga proprio i soldati. Distruggilo! Sì! Che recuperone! E poi ci sono anche le magie che ricordano veramente Clash Royale, per esempio l'elettricità, il tornado, eccetera, eccetera. Oh, cavolo. Qua potrei subire ma perché me lì testa di cazzo? Madonna mia. Ah, forse è proprio la caratteristica di quel mostro che attacca direttamente le torri, può essere. Ciao paguro mio, come va? Paguro Xus 8. Come va? Qua c'è quello con lo scudo. Oh cazzo no!
questa è la fine. Maro. Dai, per pochissimo. Per pochissimo. E ora bisogna andare a pisellino durissimo. Raga, forse abbiamo vinto, eh? Andata. Ma come, che gioco è? Red, fa la Final Fantasy Remake. Royale. 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 家庭円満の秘訣です。 Eh sì, Red, perché ho finito Final Fantasy VII Remake e ora stiamo col DLC. Su Irito non perde tempo. Su Irito qualsiasi gioco che gioca se lo divora. Cazzo, Aga, non lo dire! Hai spoilerato il video speciale del 100 milionesimo iscritto. Sembra appena uscito dall'asilo. Come, scusa, io lo trovo carinissimo. Beh, questo non capisce un cazzo dei Mamuri. Ah, devo pure pagare. E li ho pagati veramente i tre Gile. Oh cazzo, allora quanti ne ha? Ok, la maggior parte è tutta spada, quindi mi servono molte truppe di scudo. Sì, non capisco perché devo avere meno truppe di lei. È proprio una stronza. È proprio una grandissima stronza. Ok, dovrebbe andare. Ecco, meglio non mettere... Sì, meglio toglierlo e mettere spada al massimo. Mettiamo un bel aereo soldato. E possiamo ora andare. Vorrei provare a mettere la base, raga. Dite che riuscirò? La base potrebbe darmi una mano. La metto proprio qua dietro, va. Oh, raga, è come tank, però. Porca miseria. Ah, da quella distanza non li prende. Vabbè. Madonna, quante truppe. Ah. Forse conviene metterne alcuni a destra? Non so, proprio di sì.
Buono! Buonissimo! Andate! Distruggete quella cazzo di torre! Madonna, ragazzi, quanti ce ne sono? Vabbè, questa è stata una vittoria facilissima. Sì, però bisogna ammettere che... cavolo! Giustamente. Serve la torretta qua. Ah, abbiamo vinto. Ok, ok. Ho sottovalutato le mie truppe. Anche barando non hai vinto. Giocatore di livello 2, nuovo livello. Ti do una materia, Steffi. Però non so qual è. Ah, ora possiamo sfidare Jesse. Chi vince offre pizza? Ah, la pizza preparata con le manine di Jesse. Per magari per i feticisti, preparata con i piedini di Jesse. Per dare quel non so che all'impasto, quel salatino in più. Vabbè, ma qua mettono sempre truppe in più, che cazzo. Ora, tre scudi. Quindi ci vogliono tre arcieri sicuro. Ah, ecco, ma posso mettere anche... ah, ecco, ora si ragiona. Sì, tre. Sì, tre, tre. Però io cambio qualcosa. Visto che mi ha soddisfatto molto, metto la base. Sanxus, non ti preoccupare che da questo passeremo a Clash Royale in live su YouTube, eh? Quindi il passo è proprio breve, breve, breve. Sembra evocare coso là per mettere le truppe. Cazzo, l'hanno messo pure loro. Me coglioni. Me coglioni. Io lo so che sono in svantaggio rispetto alle truppe arco in più, però me la faccio andare bene. Andate, amici, andate. Oh no, arriva quest'altro. Vabbè, lo fa così per forza. Buono, 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 stiamo avanzando. Vai con la magia! Buono! Mi sto vergognando di me stesso a giocare un gioco simile a Clash Royale, ve lo giuro. Madonna, quanti sono?
Poi mettiamo il lupacchiotto. Ma sono diventato un maestro! Ora posso fare le ranked su Clash Royale? Voi che dite? E anche Jesse non riesce. Jesse e Yuffie, amiche per sempre. No, Vincent, tutto sto casino per la pizza fatta con i piedini di Jesse. Purtroppo non puoi capire, Vincent, sei troppo puro. E ora affrontiamo il felicista delle moto. Il clan del piede. Ti dico soltanto, Aga, che i nostri acerrimi nemici sono le tartarughe ninja. Ops, spoiler. Sì, questo ha meno truppe, però non è da sottovalutare. Sarei... Ecco, il sfreggiatore mi fa paura. Boh, proviamo sempre così. Aspetta, vediamo un po'. Oh cazzo, chi cacchio ha cacciato? Porca di quella cotoletta. Madonna mia. Ha dovuto fare per forza così. Alla faccia del granatiere che non lo colpisce in aria. Devo evocare questo. Un attimo di pazienza, ragazzi. Un attimo di pazienza. Allora, secondo me questo delle truppe è troppo OP. Steffi, mi muto un attimo per bestemmiare. Cazzo, l'ho evocato giusto in tempo. Ma pensate voi. Pensate un po' voi. Oh no, non l'avevo vista questo. Ma direi buono di attaccare sempre a destra. Aspetto un po' che si carichi la barra. Ora attacchiamo a destra, raga. Mettiamolo qui. Sì, così lo distraiamo. Sì. No, è anche un ottimo tank, questa base che produce soldati.
fa guadagnare un botto di tempo. Sì, ragazzi, ma colpitelo! Assafa! Assafa! Ok, abbiamo vinto. Mi aspettavo maggiore difficoltà a livello 2. Oh, my friend! Siamo diventati amici di Rush. Prendo? Atashi? Kanjisasete moratta yo. Kimi no atsui passion. Passion, la passione. Watashitachi wa mou shinyou da. Tsugi wa futari de tsuringu ni ikou. Giro in moto. My friend! Ah, ora puoi affrontare i giocatori di livello 3. Cazzo, chi sarà mai? Vediamo, vediamo. Meno male che lui non ha la concezione delle scopamiche, perché sarebbe un po' un problema. Ah, vero, lui ama quella moto e non la tradirà con nessun'altra. Ma che è Weggy livello 3? Ma è stata a trollare. Peccato che Scription non ha avuto un grande successo in Italia. Peccato, che era veramente un bel gioco. Porca cotoletta! Elicottero da guerra e percussore. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Va va. Oh, la base dei granatieri. Scusate un attimo. Facciamo due basi. Follia? Chissà. Il seguo ce lo tolgo, che non mi è servito a un cacchio fino ad ora. Ovviamente non è servito a niente. Tre truppe acqua. Tre scudi. Comunque un po' di tutto mi serve lo stesso. Sì, ma se qui ce lo voglio togliere. Aga! Coincidenze? Bella domanda. Poi io rimango in attesa. Oh cazzo, non l'avevo visto. Qua. Per forza così. Per forza così. Andiate! Andate, figli di puttana! Io se quasi metto l'altra base qui, vediamo che cazzo succede. Forza, forza, caricati in fretta! Madò! Oh cavolo, chi sta arrivando qua a destra? Lui con la spada laser! Qua ma sono dolori di pancia. Devo difendere in qualche maniera. Ah, nessuno si caga l'elicottero, giustamente. Mi pare giustissimo, guarda. Mi pare giustissimo. Buono!
Oddio, se vinciamo un'altra volta con questa strategia stupida mi mette a ridere. Metto veramente a ridere. Oh oh. Mettiamolo qua. Ma che intendi questo? Potrebbe essere un simil pack, eh? Il pack. Oh, alla fin fine un qualcosa tipo Clash Royale l'ho portato sul canale. Cioè non potevo, cioè nemmeno io potevo sfuggire a tale gioco. Ho fallito anch'io. Che bello. Terribilmente in difficoltà, vedo, eh? Alla fine basta vincere la prima torre e hai vinto tutta la partita. Fatti consolare dai gatti. Capito, Steph? Fatti consolare dai gatti, va. Gattini, lo affido a voi. Perché c'è uno di livello 4, Yuffie. Dov'è la materia in palio? Dov'è la materia in palio? Sarebbe troppo figo se il livello 4 fosse Betty, ma sappiamo benissimo che sono stronzi quelli della Score. Ecco perché prima avevo visto il giochino. È lui il nostro avversario. Qui là tutto liscio. Mi sarei aspettato che saremmo rimasti qui ore e invece sempre alla prima volta ho vinto tutte le partite. Allora, dai, sfidiamoci e vediamo che succede. Riusciremo a resistere? È la domanda. Oh, abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Guarda che quel cazzo di corazzato ha fatto la differenza. Ah, il mini pack, vero, vero, raga. ブータイのダラク作戦に対抗するための仮説を検証していました。賞金をかけることで意図的かつ急速的にこの町にコンドルフォートを浸透させ。ああ、あ、ファットドットルー。失礼しました。結論としては賞金とマテリアはユフィさんのものということです。マテリアってことはチャドリーがコンドルジャンプ。 Avere questo trofeo che ha rovinato la mia dignità. Allora, ma mi sta venendo una malsanissima idea.
Sì, questo è interessante. Però... ma io a questo punto togliere la materia per rubare. Cioè, che cazzo serve? Allora, quella che vorrei mettere è l'evolutiva. Così questa materia vitale si livella prima e aumenta gli HP di Yuffie. Io ormai sono diventato uno stratega. Ora, avendo fatto, presumo, tutto, quindi per sicurezza controlliamo. Dove si andava per le missioncine adesso? Dove si andava? Io mi ricordo che si andava da qualche parte. Vabbè, penso di averli fatti comunque tutti. Sai perché ora non mi ricordo dove si andava a vedere tutta la lista delle quest? Ma penso comunque di averle fatte tutte. Sì, sì, andiamo, andiamo. E non spingere, stronzette, con le tue tette. ID の受け取り。あなたたちの身分証明書ね。じいちゃんも ID を受け取るって言ってたけど、それは別のIDね。この町で生きるには、いくつもの ID が必要なの。信者の信者による信者のための町だから。信者応募。ユフィ先輩、他人の家では猫かぶれだよ。 Che gattina selvatica, che Yuffie. Beh, c'è chi scende e c'è chi sale, Aga. Sono tanto la specie di parabraccio. Vedo che nei remake l'hanno reso meglio. Ma su Barrett e Tifa! Ah, è vero, questo è dopo che Cloud è precipitato da Eris. Otsukare, hade ni kimete nai. Kore de 5-ban Makoro go. Ore? Cloud? Hagure chimatta. Oi, oi. Cloud, daijoubu da yo ne? Sicuro, Tifa. Dalla caduta di 100 metri. Ore grai no pinchi. Nonnoku kirinugeru sa. 自慢話一丁追加ってなもんだ。うん。そうだね。それにしてもプレジデントの野郎。俺たちがウータイの手先だ。バカにしやがって。アバランチは誰の手先でも。おっと。うん、グループ。けさマンテネリスセクレーター。ウォールマーケットのドンコルネは手下を使ってあんたを探してるらしい。え？コルネオが。こっちはな、シンラを相手にしてるんだ。しょっぱいチンピラなんかほっとけ。では、俺たちはこの後も走り続ける。だろ？そのためにも、今は休んでくれ。 Sa che Barrett non ha capito che Tifa è innamorata di Cloud ed è molto preoccupata per lui. Ma Koro è il suo lavoro. Wow, hai saputo? いや、やめておこう。あの連中、もう神羅にマークされているかもしれない。近づかない方がいい。うん。私もそう思う。うん。コンドルフォート、入荷しました。私の天国が。分派の連中。
はね、シンナとガチで戦うつもりなの。いわゆる二刀路線。いいじゃん。ナユたちは違うの？私たちの目的はシンナカンパニーからミッドガルを解放すること。だからたとえそのためでも市民の生活は大切にしないとね。町を壊すのは違うと信じてる。ウータイはやられたよ。だからこのままじゃ終われない。それは知ってる。Chi ricordate la guerra tra Shinra e Mutai, no? Sebbene poi Shinra abbia vinto. Ho perso dei sottotitoli, ma non importa. Mannaggia il mio distributore. Sì, sì, è quella. Sebbene so che la guerra è durata parecchi anni e Wutai comunque riusciva a tenergli testa, però alla fin fine non... anche grazie a Sephiroth non hanno potuto far più un cazzo. Ne, Kyukyoku Materia te donna mono? Shinra kara nusunde dou suru tsumori? Dou suru te... Materia gareba tsuyoi jan! Kyukyoku Materia dakara, kitto kyukyoku ni tsuyoi yo! Naruhodo. しみ。補足すると我々が神羅の拠点に潜り込んで最新の研究成果を奪取すれば、神羅にとっては屈辱的なその事実をもってして、ウータイはあなどれないという印象を連中に植え付けることになる。だよね、先輩。そうそう。あれ、見ろ。 Ah, eccoli, quelli di Corneo. Che bella ragazza. Di una bellezza davvero promettente, ma non hanno capito che è minorenne. Ah, è vero, l'amore non ha età. Ma pensate. Una bellezza che può farti arrivare in alto. Ma non parlavano di Yuffie. Parlavano dell'altro. Qualità come le tue non si devono sprecare. Le tette giganti. Yuffie era convinta che stessero parlando di lei. Era tutta felice. Poi, oh, ma come? Non ero io. No, Yuffie, mi spiace. Infatti, e io? Tu sei ancora piccola, non guardare. E tappati le orecchie. ancora piccolina. Ha lasciato la sta, maledetti stronzi. La piccola sa il fatto suo. E poi non sono piccola. E sono bella anch'io. Mo si toglie il vestito, volete vedere? C'è il cappuccio e il mantello. O lo togli adesso o lo togli dopo. Ah, ok, non lo togli ancora. Pensavo che voleva farsi vedere. Sì, ma non capite che mo superando tante belle mazzate. Ma che sta canzone metal? Che cazzo c'entra? E con la limita a caso. Ah, si stanno rialzando i stronzi. Ho trovato una tipa che è una bomba. E una che fa così, così, così e così. Stanno parlando di Tifa col vestitino ultra gnocco. No, vabbè.
Siratusi. Beh, la descrizione dice tutto, Steffi. Perché l'uomo dà sempre potere all'immaginazione. Quel così può essere qualunque cosa. Bello, è così, 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 è anche così. Mamma mia. È per trombarle. Infatti, Sonon, come fai a saperla? Ah, ovviamente, per la perlustrazione. Va bene. Sono la volpe, Zorro. Ah. Qua è stata stipulata ID di ricevimento. Chi verrà? Sa, prima era un imprenditore di guerra, ma sono andato a Bunpa. Quindi oggi ho chiesto a un altro imprenditore. Proclone. Come è andato? Ma cosa ソルジャーのありそこない。あるいは慣れの果てだというものもいる。どっちにしても神羅の犠牲者だ。また神羅か。神羅め。神羅にクレームを入れるなら、これが必要かもな。上への越境用IDだ。レッシャの中でスキャンされるから。 Cazzo, voglio vedere la foto di Yuffie sul documento. È troppo curioso. Come si spaccano i denti? Un altro con i denti di pasta frolla. Oddio, la foto di Yuffie, cosa sto vedendo? Ma è troppo seria lì. Makoro ga bakuha sarete, machi no jōkyō wa ippen. Naio tachi ni kyōryoku shite moratte, keibi jōkyō dake demo haaku shite okanaito. Steffi, ma ti chiamavano principessa schiaccianoci? L'avete visto nel cartone animato del principe schiaccianoci, no? Sai che li mangio anch'io quei cazzo di chicchi? Molto, molto interessanti. Che poi mi piacciono proprio immersi nel sale. Quindi poi dopo vado a bere 2 litri d'acqua. Però è una bellissima esperienza che faccio spesso. Anche se di solito i popcorn me li mangio quando vedo i film. Madonna, raga. Pensavo che la stessa cagando in testa. Invece era una... Invece ci sta qualcosa che è un messaggio. La cagata di piccione. Sì, come sculetta. Non parlo di Yuffie, raga, parlo dell'altra. Dai, ma ci sono cascati come degli stronzi. Andiamo a salvare il nostro amico in difficoltà.
Ah, no, nessun problema, non preoccuparti. È ancora piccola Vincent, quindi posso ben insomma, però raga, che cazzo di fisica, che cazzo di culo c'ha Yuffie, complimenti. 17 anni, ma portati bene. Quello è il problema, Steffi, però una... tanto 17 anni e parente a 18. Vabbè, questi sono proprio degli imbecilli, si sono fatti. Ah, si scende? Wow! Che crepano subito. Pensavo che bisogna saltare così, diciamo, in tempo reale. No, bisogna prima fermare il macchinario. È alto là, sudore. Sconfitti con stile. Quasi torna indietro. Oh no. Ah no, meno male. Meno male. Che era questa e basta. Ma io quando se lo togli il mantello, cacchio. Un po' di Naruto stai. Da quando è entrata Tifa, Jesse, l'avalanche non è più la stessa. Tra tette e pizze, accoppiata perfetta. Sì, perché anche le tette di Jesse hanno il loro perché. Delle bellissime e gustosissime mozzarelline. Con il culo per terra.
Beh, a proposito, a livello di tette ci sta Tifa. Poi Eris e infine Yuffie. Ah no, aspetta, ci sta pure Jessie però. Allora, Tifa, Jessie ed Eris, per forza. Sì, perché Eris è molto, molto piatta. Cioè, ha un po' di tette, ma neanche di così tanto. Che poi sono anche la misura che preferisco. A me le tette troppo grandi non mi sono mai piaciute. Che cazzo è questo? Cornocchio marcione. Oh cavolo! Questo non ci voleva. Non ci voleva proprio. Oh che mamma mia! Ah vabbè, è una cazzata invece. Chip demoniaco rosso. Da usare esclusivamente con il bracciale spiritico. Però mi interessa pure la quantità di PA ottenute. Questo lo metto a lui proprio. Shuriken Falchant. Nuova arma. E mi ispira pure. Wow. Raga, che facciamo? Lo proviamo a mettere. Però ho troppi pochi slot. Non è che mi gusta tanto. Wow, raga, guardate! C'è anche il parkour. Va bene. È certo che mi piacciono le pettanco. Ah, quindi neanche a te piace Tifa. Ah, a me Tifa piace molto. Però Eris. A me piacciono molto le ragazze dolci che fanno anche da mamma. Brava Yuffie, che ti sei fatta scoprire intanto. Oh! Un po' di rispetto. Tu dici che Eris è pazzerella. Sale? Oddio, cosa cazzo hanno messo? Aspetta un attimo, ne approfitto, Raga, ma non so se voi abbiate notato la stessa cosa che ho notato io. Scusate, aspettate, non mi scammate la visuale, vi prego. Allora, Ma avete visto? Ma tieni il pantaloncino sbottonato! Oh, porca miseria! E coglioni! Contatto di cerniera leggermente abbassato. Io questo dovevo sapere.
Beh, Steffi, sei troppo pura se guardi subito l'ombelico. No, vabbè, la cerniera aperta. Dai. Ma è proprio lei che ti manda l'illegalità. Cioè, sicuramente non è colpa mia. Ah, e mo come facciamo? Ah, così, così. Sì, io fino ho capito. Vai, vai. Tanto in realtà, almeno in teoria, per la legge italiana non dovrebbero esserci problemi dai 14 anni in su, naturalmente se è consenziente. Vi vedo informati bene sulla legge in proposito. Complimenti. La gola no! Il morso alla gola no! Meno male! Uffa, stabilità! Meno male! Meno male! Meno male! Cazzo, ragazzi, quanto cazzo resiste? Aia, che danni. E l'ho sottovalutato un po'. Stavo per salutarvi. No, Steffi, non lo sono. Perché l'ho scoperto per colpa vostra. Non sapevo niente. Bello come si è tuffata. Dai, mi piace questa roba tipo platform. Eccone altri. Oh, morso la... Madonna, che culo che ho piegato. Ma cosa, erano deboli? Ah, non c'è, non tengo analisi ora. Mo? Vabbè. Ho fatto andare bene. Ma non ho fatto sparizione! Quando sono state morte? Aspetta, se... Ah, qua. Sacchino. Ci sei, mio amico!
No, pure Yuffie che canticchia. Pure Yuffie che canticchia il fanfare, no. Pure lei canticchia. Ormai mi sono sciolto con le sue doti canore. Ed è indubbiamente molto meglio di Barrett. Pochi cazzi. Ci arriviamo da qui? Ovvio che no. Devo veramente scendere? Ma è strano però. Ah, dalle altre parti devo andare. Può cantare lo zecchino d'oro, Yuffie, eh? E mo? Sto rifacendo la stessa strada. Aspetta, aspetta. Sai che si saliva? Eh sì. Quindi si andava di qua. Mi piace però questa scelta, no, di mettere meno battaglie ma più roba platform. Mi sta piacendo veramente un botto. Mirror Sage, eh. Ah, il mini boss? No, ma succede qualcosa. Questo... No, Yuffie! Il ratto, no! Disturbiamo, sì. Shisho. Bella la musichina che è cambiata. Ma cosa sarà debole questo? Magari al vento? Proviamo. No, non è debole assolutamente al vento. Proviamo folgorante. Neanche. Che bello, non avere la materia scan. Vediamo. Ok, debole al ghiaccio sto stronzo. Debole al ghiaccio il maledetto. Ragazzi, ma facilissimo, mi aspettavo chissà cosa. Per essere un DLC, bel lavoro, come Mentiscore. Anche se continuerò a non capire il perché dell'esclusiva su PS5. Questa roba, un messaggio di Ziggy. Guardate Yuffie quanto è seria, è fiera in questa foto. Ah. Posizione ricercatrice di materie. Va bene. Nell'area di stoccaggio ci sono un sacco di casse da distruggere. Ci arrivate con la pedana e con lo shuriken contro la scimmia. Quando la pedana passa per l'area di stoccaggio, dove si trovano molte casse Shinra di varie dimensioni. Distruggere più che puoi con lo shuriken. Va bene.
Che è sta roba, mo? Poi io distruggo. Ma poi troverò qualcosa di valore, no? Ma quando è corrotto quello grosso? Non c'è niente. Oh! Dai, che cazzo di mira di merda! Oddio, che cazzo ci sta là! No, Yuffie! Buono! Buonissimo! Ma raga, è bellissima sta roba! E quante gran pozioni sto ottenendo? Quando è già più difficile? Perché ci sono gli ostacoli? Ora! Mi sembra di giocare in una specie di... sala giochi con... queste robe strane. Che bella cassa gigante. Rompo con piacere. Cazzo! Ma che hanno inventato qui? No, no, non colpisci le casse grosse, Yuffie! Pure quello! Cazzarolo, che ce l'abbiamo fatta! Ma, sapete, no, quel macchinario dove si mettono le monete? Per sperare che cadano altre monete che già stavano dentro, no? Questa roba che scende mi ha fatto venire in mente quello. Ciao notte Stefi, la prossima. Mite, ano gozzui tatemono. Are ga main pillar seijou da. Tanto già sappiamo ragazzi che Stefi ha detto una bugia perché è andata a vedersi qualche hentai yaoi. È una furbona. Prima di andare a letto. Cazzo, è vero, c'era una materia blu, raga, che non ho preso prima di avanzare, mannaggia a me. Vabbè, ormai è andata. E perché c'era una materia blu. Però visto che è un DLC e comunque il gioco più avanti lo rigiocherò su PC, non mi preoccupa. Brava, Yuffie, col tuo bel culetto. Vai, sali, sali, sali. Sperate Zigi, che l'hanno catturato? Vabbè, raga, guardate quanto è fiera. Guardatela! Beh, ma io vi giuro, cioè, correrei così contro di lei e l'abbraccerei forte forte per spazzarla più non posso. Si è giunta anche lei nella lista delle wife, dai, è decisa. Questa abbiamo in offerta? Ben 3 mega pozioni. Questo mi fa capire che ci sarà una bella boss fight. Allora, lui metterei a questo punto. Ah, ce l'ha lui l'analitica. Mannaggia che me l'ho dimenticato di questa roba. Metto un po' di materie che potrebbero servire. Vediamo chi affronteremo. Sì, ma è proprio fiera. Mamma mia.
Ah, eccolo. Ragazzi, quello della barba con la ruota della moto. Rufus. Arale è stato un anime manga completamente surreale. Bene, Yuffie, il momento di toglierti la roba. Ma se l'è torta il cappuccio mantello? No, ce l'ha ancora, ma forse se lo toglie. Io me lo auguro che lo faccia prima o poi. Ma che cazzo sta fa? Ma che? Ok, se l'è torto, dai. No, se lo toglierà? Ma che è questa roba? Ecco! Finalmente vediamo il suo culetto. Ve l'avevo detto che avevi il pantaloncino sbottonato, mannaggia a voi! Mannaggia a voi! Ecco, questa mossa per vomitare. Niente, una ragazzina! Oh, raga, ma ha delle belle tette, minchia! La più grossa di Eris! Vista, che te l'ho detto, ogni volta che se ne va Steffi esce il bello. Cioè, guarda là la cerniera aperta, Cristo Dio! Ok, dopo la battaglia voglio un attimo ingrandire la telecamera proprio su quel punto. Sì, perché lei non ha mai avuto la cerniera aperta. Giganti pede. Ok, devo... innanzitutto vedere a cosa devo pensare elettricità. Oh! Ah no, cavolo, resistente a fuoco, ghiaccio e vento. Macchina da guerra di sorveglianza sviluppata dal Dipartimento Armamento della Cina, dotata di numerosi missili e posta a guardia del pilastro principale. Gli attacchi fisici sono efficaci contro la testa e quelli di tuono contro la coda. Ah, quindi contro la coda usiamo il tuono. Si strema facilmente con attacchi di tuono. Colpisce con maggiore precisione i bersagli localizzati con il laser. Oh! Allora, ninjutsu folgorante. Ora si ragiona. No. Pensavo che facendo la mossa avrebbe preso un elemento. No, devo comunque continuare ad attaccare a distanza così. A me non ci sono problemi. Servirà parecchio, sempre se avremo difficoltà. Avremo bisogno di evocarlo. Però intanto, oh, Asafa, dobbiamo avvicinarci. No, così, vabbè, non ce la faccia. Aspetta, questo. Siamo già alla seconda fase. Possiamo evocare Ram, volendo. Quasi quasi. Vediamo un po' com'è l'evocazione.
Addirittura Aga non ti credeva così in difficoltà. Ma è per le tette di Yuff o per la cerniera aperta? Golosone. Che succede? What? Possiamo fare un attacco a sorpresa? Dov'è lo stronzo? Eccolo. No, non mi fa puntare la coda. E mo? No, i droni! Ma questo così mi fa capire che abbiamo sprecato... Madonna. Ma mica abbiamo sprecato l'evocazione di Ramu. Che cazzo fa? Non mi sta piacendo sta roba! Ok raga, meno male che Ramu ha aspettato. Mamma che figata l'evocazione. Questa mossa speciale. Beh, poi sembra averle entrambe, no? Buono, quanti danni! Vabbè, Vincent, non avrei dubitato, no, delle tue preferenze in fatto di donne adulte che fanno da mammona. Sì, perché pure tifa, raga. Bella coccolona. Aia, che cazzo di danni. Ottimizza tutti. Sì. Continuiamo con la coda. Oh, finalmente. Finalmente. No, 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 da qui dovevo andare, Yuffie. Qui dovevo fare. Ok, abbiamo vinto. Oh, a parte Ramu all'inizio, il gioco, questo DLC lo sto trovando abbastanza facilotto. Brava, Yuffie, fai vedere sempre di più la tua cerniera aperta del pantaloncino, Cribbia. Arigato. Tasgatte. Ma come Merlino. Alla fin fine si è rivelato utile. これを使って地下に行ってくれ地下には兵器開発部門のラボがあってその中にバテリア研究フロアが究極マテリアがあると成功今また会おう今度は俺がおごるよ舞台流の乾杯を教えてやるいいねおあ七番街の噂ルンパにも伝えてねよ解さあ先輩スラムに長いは無用らしい 準備を整えたら駅へ行こう。Colpo di fulmine per Aga. No, Asu, non puoi dire che Yuffie supera Eris. Non riuscirò mai ad accettarlo. Dove
avete visto? Tipo, che so, ragazzi, tipo extensions di trovare i capelli a treccine. Sì, sì. Ah, finalmente possiamo controllarla così. Allora, stiamo andando a vedere se riusciamo a vedere una cosa. Un attimo, sono curioso di vedere se ci stanno. Mi sembrerebbe di sì. Sembrerebbe. Poi conoscete, no, le fossette, no? Le fossette che hanno alcune ragazze, non proprio tutte ce le hanno. Però, onestamente, quando le ragazze hanno sei fossette, io alzo sempre le mani, no? Ragazzi, conoscete le fossette? O vediamo se qualcuno di voi è ben documentato sull'argomento. Ok, chi tace mi fa capire che nessuno conosce le fossette. Ragazzi, sto parlando delle fossette di Venere. Aia, raga. Ma mi stupisco. Allora, in primis mi stupisco di Vincent e di Aga, che non conoscono le fossette di Venere. Mi ricordo in alcune figure, come tipo una su Harui Suzumiya, diciamo in costume, aveva addirittura le fossette di Venere sulla figure. Ma che solmento, raga, ma veramente se la fa? Cercate su Google fossette di Venere. Cercatelo in questo momento. Ah, ragazzi, siete troppo puri e innocenti. Io, per esempio, impazzisco un botto per le fossette di Venere. Mi piacciono un sacco sulle ragazze. Anche se non è che ce l'hanno proprio tutte. Però, secondo me, è un valore aggiunto. Cioè, alcuni li chiamano pure tipo ali di Venere, buchi di Venere, fossette venusiane, no? Visto? Che lo sapevo, che avrebbe detto così. Che bella roba che ho visto, le fossette di Venere sono una bella cosa. E... ed è quel valore in più. Sì, è proprio là, raga. Proprio poco sopra le chiappe, sì. A me, onestamente, mi sembra di intravedere leggermente sugli uffi, però, boh, magari me li sto immaginando io. Dai, raga, non vi preoccupate. Non vi preoccupate che tra non molto pure voi potrete riprodurvi. Manca poco alla maggiore età, no? Fammi vedere pure un attimo... Allora, raga, questa roba qui della cerniera, cioè, allora, lo gradisco sinceramente, bello il fanservice e tutto, bello comunque anche fisicamente Yuffie, è perfetta, però boh, a me sembra una cosa un po' esagerata. Innanzitutto è minorenne, non so il senso di avere sta roba. Lo so che la scuola l'avrebbe fatto per il fanservice, però che poi non è che è solo sbottonata il bottone. C'è pure la cerniera che è leggermente verso il basso. Cioè, che cazzo hanno pensato quelli della scuola? Vabbè, rimango veramente senza parole. Perché poi lei non aveva la cerniera aperta. L'hanno fatta diventare maggiorenne.
Ma sta venendo un grandissimo dubbio. No, non penso siano arrivati a tanto, eh. Dove sono qua? Mezzanotte. Un attimo una cosa. Mi desistano i capitoli. Ah, sono solo due capitoli del DC. Cavolo, quindi dura meno del previsto. Cavolo, ragazzi, ma allora il capitolo 1 continua ancora. Facciamo una cosa, continuiamo un altro po' il gioco. Tanto penso che fra poco ci arriviamo al capitolo 2. E poi ci salutiamo. Ah, 16 anni! Perfetto, ero rimasto fermo a 17. Ma mi pare che... Non mi ricordo chi me l'aveva detto che aveva 17. Forse Crispy, quindi sono rimasto con i 17 per tutto il tempo della live. Vabbè. Comunque, ok, 16 anni. Allora, raga, 16 anni. Cerniera aperta. Non dico altro. GGVP, Giappone, 1000 anni avanti a noi. Lo so, anzi, per il problema è che qua è minorenne. Ma penso che ora, prendendo il treno, finirà il capitolo. Senpai, yari nokoshita koto wa nai ka? Yoshi, già, ikimasu ka? Dai, raga, ma è legale quella cazzo di cerniera. Che poi non si vede manco la mutanda. Dove cazzo è? Oh, magari senza mutanda, Yuffi, chi lo sa? Tanto ormai dai giapponesi mi aspetta di tutto. Genzai! 鉄道は5番マゴールの事故を受け本数を減らして運行しております。また5番ライスランウェイには停車いたしませんので、あらかじめご了承ください。電波のせいで列車の本数が減ってるんだ。次のを逃したらしばらく迷惑だ。無理しても乗った方がいいぞ。 È un buon gustaio, Azu. Ah, ok, Aga, mi fa piacere. Yuffi che si fa strada con il popò. No, ragazzi, che cosa sto vedendo? Che cazzo sto vedendo? Ma questo è un cliché in ogni hentai sui treni che si rispetti. Che il ragazzo si mette in questa posizione. No. Va bene, va bene. Andiamo avanti. Diciamo che si vuole intendere forse anche la purezza. Nel senso che è molto bimba mentalmente, potrebbe essere anche così, Yukishi, eh? No, no, Yuffie, non vomitare! Ah, mi ricordo che Yuffie aveva mal di treno, mal di nave, mal di aereo, ha mal di tutto. メルフィも乗り物には弱かった。船、チョコも列車も多分ダメだな。メルフィって？え、chi cacchio sta Melfi? Ma raga, veramente, ma non posso continuare sta live. Ma avete visto la posizione come cazzo stanno? Cioè, lei è 16, quell'altra è maggiorenne. Vabbè, vabbè. Va bene. Io non dico niente più. Io non dico niente più. Vabbè, tanto sono un innamorato di Melfi. Otto.
È stata uccisa? Ah, Melfi era la sorella. Avevo capito male. Comunque bella gnocca. Era gnocca. Se ci fossi stato... io non sono Melfi. Hai capito? Oh, Euffi, che cazzo si fa? Ok, complimenti per aver rovinato tutta l'atmosfera romantica. Abbiamo rivisto ora lo stronzo. E la live finirà con questa faccia di stronzo. Stavo dicendo, io al posto di quel ragazzo avrei baciato in bocca Euffi. Probabilmente avrei ricevuto poi... un calcio sulle palle, ma chi si è visto si è visto. Vabbè raga, io penso di salutarvi. Vi ringrazio per essere stati qui fino adesso, che comunque oggi ho fatto un bel po' di live, tenendo anche conto quella di prima che è durata quasi 4 ore. E vabbè, io vi saluto, domani continuiamo assolutamente, forse direttamente la sera. Poi vediamo un po', sì, la sera, domani, per forza. E finiremo i DLC di Yuffie. Una volta finita abbiamo finito tutto il remake del set, perché poi devo ridare la PlayStation 5 a mio fratello. Quindi, grazie di cuore per la compagnia, spero che abbiate ottenuto nozioni interessanti sull'anatomia femminile e spero che siate rimasti soddisfatti. Notte a tutti, raga, e a domani verso le 21:30. Ciao a tutti!